con 25 milioni di euro si potrebbero, per un calcolo molto semplicistico, immaginare la costruzione di alloggi anche in autorecupero, visto che ci sono immobili abbandonati che verrebbe a costare anche molto di meno. Molto meno. Si creerebbero circa 400, poco più poco meno, unità abitative all'anno. Allora, con una cifra del genere non si dà solo casa ai Rom, si danno casa anche ai Rom, e si incomincia ma un po' a si darebbe casa a tutti quei nuclei familiari che sono in emergenza, italiani, immigrati, Rom, eccetera eccetera. Ma questo poi bisogna stare attenti ad affermare e ad esternare questo dare casa ai Rom, perché detta così effettivamente noi siamo perfettamente d'accordo con coloro che dicono: ma io mi alzo alle 5 la mattina, un buon padre di famiglia nella nostra società si alza alle 5 di mattina per arrivare ad avere una casa, ad avere un tetto, perché regalarla? Attenzione, innanzitutto si parla di cose minime, basilari, non si parla di appartamenti più o meno di lusso o di agio. E questo poi, naturalmente, a monte, alla base di questo, non c'è una scellerata donazione e distribuzione di case, ma si parla anche di case in quello che è il tema dell'inclusione delle persone disagiate, che non sono solo i Rom. Naturalmente questa inclusione e questo tipo di interventi non sono e non debbono essere assolutamente gratuiti. Cosa si intende per gratuiti? Che per avere e per usufruire di certi servizi e di certe cose, naturalmente il beneficiario, oltre ad avere le caratteristiche di persona in stato di disagio e quindi l'individuazione di chi ne ha veramente bisogno, perché ci sono anche tra i Rom, ci sono persone che potrebbero permettersi di pagare un affitto, se non addirittura di comprarsi un immobile. Ecco, allora innanzitutto uno scanner tramite le forze dell'ordine preposte, la Guardia di Finanza, l'Ufficio delle Entrate ed altro, che vada ad individuare esattamente chi ne ha veramente bisogno e chi no. Una volta individuati i soggetti, pretendere, obbligare i soggetti, come corrispettivo a quello che gli viene dato, una serie di cose. E la serie di cose qual è? Innanzitutto la scolarizzazione dei bambini. Anche perché la scuola è frutto di integrazione. Assolutamente, anche perché i bambini sono il futuro. Ma anche per gli adulti, l'impegno, per esempio, come succede in altre nazioni d'Europa, esperienze che abbiamo conosciuto, ricercato e conosciuto, si devono impegnare a frequentare corsi di lingua italiana, si devono impegnare, per esempio, ad apprendere quelli che sono i principi della Costituzione. In un certo qual modo devono avere un minimo, chiamiamolo così, sindacale, di conoscenze degli usi, dei costumi e anche delle leggi. E devono agire nell'ambito della legalità, che è il problema determinante per cui in Italia, non solo rispetto a questo tipo di tema, spesso e volentieri non si riesce a far nulla o a far poco, perché se non si ripristina la legalità, vale per tutti, a cominciare dagli italiani, per poi andare a finire altrove. Secondo noi non si può arrivare molto in là. Ritornando a parlare del campo Rom presente sul territorio di Tor Sapienza, quindi il campo di Via Salviati, da un anno a questa parte qualcosa è cambiato oppure stiamo sempre come agli inizi, come
da quando è stato creato, anzi quando era stato creato forse stava messo meglio. Allora, innanzitutto cominciamo a specificare che il campo Rom di Via Salviati non c'è, ci sono i campi Rom di Via Salviati. Quello che è cambiato è cambiato soltanto il fatto che, premettendo che c'è un campo Rom autorizzato, che peraltro era anche, diciamo, fatto con una certa dignità, un bel campo. Poi dopo c'è il campo 2, che è un campo tollerato, limitrofo al primo campo che fu fatto, e poi ce n'era il cosiddetto Salviati 3, che era formato in maniera caotica da tutti i fuoriusciti di Casilino 900, eccetera eccetera, delle politiche di sgombero. Ecco, quest'ultimo, con varie azioni messe in atto nell'ultimo anno, non c'è più, anche se ogni tanto si ripresentano situazioni di accampamento, ma che più o meno puntualmente vengono poi fatte sgombrare. Mi ricordo che si era creato un problema tempo fa, non ricordo bene qual era, da dove venivano i serbi, c'era questo scontro tra serbi e l'altra nazionalità, adesso mi sfugge. Sì, perché anche la situazione dei Rom in Italia, la mal gestione appunto dei campi, noi dobbiamo considerare il fatto che tra i cosiddetti Rom sinti e camminanti, noi per nostra ignoranza, parlo in generale, riteniamo Rom o zingari un po' tutti. In realtà non è così, perché per esempio ci sono famiglie che Rom che provengono dalle famose guerre che ci sono state nei Balcani, per cui ci sono delle persone emigrate da quelle terre causa guerra, venute in Italia e che sono state messe nei campi senza tener conto di niente e di nulla. Molte di queste persone erano persone che in Bosnia, per esempio in Serbia, avevano un loro lavoro, avevano una loro casa, avevano una situazione di vita tra virgolette più o meno normale, che si sono ritrovati in Italia dentro i campi Rom con altri tipi di soggetti o cui non entravano niente. Ora, queste persone qui non nascono zingari, Rom o camminanti, ma nascono come operai in fabbriche, come figure professionali, ingegneri. Ecco, immaginate voi cosa succede o cosa succedesse se noi italiani, causa guerra, ce ne andiamo dall'Italia e persone che qui hanno una vita e una dignità normalissima vengono buttati allo sbaraglio. È un po' quello che è successo quando siamo immigrati tutti quanti in America. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi siamo i primi immigrati. Allora, un'altra domanda, l'ultima, che è relativa comunque ai fumi tossici. Ci sono ancora o il comune con l'assessore Marino è riuscito a contrastare questo fenomeno dei fumi tossici e dei roghi? Allora, no, i disagi ci sono e nessuno vuol descrivere il paese delle meraviglie. I disagi ci sono e bisogna prenderne atto. Il discorso dei roghi è quello principale, perché producono diossina, perché producono disagio enorme e stato di insalubrità grave per tutti coloro che o vivono nei campi o ci vivono intorno. Il discorso ancora c'è e c'è anche in maniera grave. E a proposito di questo, bisogna comunque annotare l'assoluto abbandono delle periferie da parte delle istituzioni e ancor più dell'abbandono, che già è molto grave di se stesso. C'è addirittura la mancanza totale di progettualità
che rende la cosa ancora più grave. Per cui noi, e non solo noi, come rete, abbiamo insistito e spingiamo continuamente nei confronti del sindaco e di tutte le persone proposte, i vari assessori, con risultati che sono equivalgono a zero. L'unica cosa che è avvenuta positiva, riteniamo positiva e che noi sosterremo sicuramente, è che c'è stato, per iniziativa di un parlamentare europeo, uno dei vicepresidenti, l'onorevole Roberto Angelilli, che pose un'istanza al Parlamento europeo per equiparare alcune zone di Roma soggette a questi roghi allo status di terra dei fuochi, e che quindi potesse comprendere tutte quelle iniziative, anche straordinarie, che riguardano questo tipo di territori. Quindi diciamo che pure a livello europeo è fatto poco, cioè si è fatto poco riguardo. No, perché notizia è che immediatamente a seguito di questa interrogazione fu fatta un'indagine conoscitiva dal Parlamento europeo che chiese spiegazioni al Comune di Roma, ma credo il 2 maggio, comunque i primi di maggio, addirittura, e questo lo riteniamo positivo, il Parlamento europeo ha messo praticamente sotto inchiesta il Comune di Roma, che dovrà rispondere obbligatoriamente allo stato di cose, a quello che viene fatto, con eventuale relativa penalizzazione del Comune di Roma, dello Stato italiano, per le situazioni che si vanno tuttora perpetrando. Quindi questo mi sembra un cambiamento a livello politico notevole, una cosa che non si era mai verificata. Allora, io adesso andrei a concludere con il tema dei Rom e proseguirei con un altro tema. Però prima di iniziare di parlare della prostituzione, che comunque è un problema che colpisce il quartiere di Tor Sapienza, manderei uno primo stacco musicale. La canzone che sto per mandare è di Alessandro Mannarino, un ragazzo cresciuto nel quinto municipio, se non erro. La canzone è Tevere Grand Hotel, parla proprio di queste persone, dei nomadi, dei Rom. La canzone è stata estratta dall'album del Bar della Rabbia, credo che sia il suo primo album. E la cosa particolare che mi ha colpito è che il video musicale, che poi volendo potete trovare anche su YouTube, è stato girato nel vecchio Campo Rom Casilino 900. Campo Rom che non c'è più e credo che non si, cioè, adesso non so se si sta ricreando, tempo fa ho letto alcune notizie che c'era qualcosa che stava riemergendo. Allora mando questa canzone e dopo rientriamo subito in diretta con Alfredo. Comprano oro e rubano amor, comprano oro e rubano amor, allora sera che al campo chi in galera, l'ombra nera, un nodo ancora, regina della campina, quanto costa la rapina, l'amore, cane selvaggio, fra le cosce del mondo. Vaga, vagabondo, venga l'amor, oh la rovina che nel vento va, sogna, sogna per me, oh signorina, balla noire al Tevere Grand Hotel. Comprano oro e rubano amor,